le misure restrittive imposte dal nuovo DPCM del Premier Conte è di fatto un nuovo lockdown. Ne parliamo con Federico Greco, presidente di Confimprese Taranto. Allora, Greco, un momento davvero terribile per l'economia, per la salute. Ma ci si domanda, ma era necessario andare a colpire dei settori che viceversa con l'applicazione scrupolosa delle misure imposte certamente si sarebbero evitate queste chiusure? Penso ai bar, ai ristoranti, possono lavorare fino alle 18 e quindi dalle 18 in poi devono chiudere, ma anche le palestre stesse chiuse. Cioè veramente una restrizione che diventa ridicola, contraddittoria, perché poi i centri commerciali sono aperti, poi basta salire su qualsiasi mezzo di trasporto e c'è l'affollamento, c'è l'assembramento. Ma di cosa stiamo parlando? Ma caro Luigi, il problema è proprio questo, cioè si è arrivato praticamente ad emettere questo DPCM che in alcuni casi fa comprendere il non riuscire a programmare e il non riuscire a controllare determinate situazioni. Hanno colpito sicuramente il settore ristorazione, bar, quindi diciamo tutto quel settore legato a un discorso di svago tra virgolette, perché comunque la famiglia esce, può andare in pizzeria, al ristorante o si può fermare al bar e così via. Hanno chiuso praticamente e controllato quel tipo di attività per il semplice motivo che riesco a darmi delle spiegazioni, per il semplice motivo che comunque gli enti locali non sono in grado assolutamente di controllare. Perché? Perché se si creavano fino a poco tempo fa assembramenti di giovani, assembramenti di ragazzi che consumavano comunque davanti per le vie delle città o davanti comunque a dei bar e così via, dovrebbe essere quantomeno l'ente locale, quindi il comune, a dar mandato ai vigili urbani e quindi andare a regolamentare e controllare tutto ciò che in estate è accaduto, e quindi praticamente hanno colpito quel tipo di settore. Il problema è che ovviamente non si è fatto un discorso armonico, perché giustamente i centri commerciali comunque continuano a rimanere aperti, non sono assolutamente contingentati, non c'è assolutamente alcun tipo di controllo. E le altre attività commerciali, il piccolino cerca di barcamenarsi, quindi di controllare comunque gli ingressi all'interno del proprio locale, della propria attività commerciale, ma così sicuramente non va, non possiamo andare oltre, perché comunque manca una regolamentazione omogenea e organica che fino a questo momento lo Stato non ha assolutamente fatto. Perché si rincorre comunque l'emergenza del momento, ma non si riesce assolutamente a programmare una linea ben coesa e quantomeno io definirei una linea armonica per quanto riguarda questo tipo di discorso. Quindi sicuramente con i nostri associati del settore siamo in continuo contatto e la situazione comunque ovviamente va a peggiorare, perché comunque ci sono aziende legate al settore di ristorazione tipo le brasserie che comunque hanno chiuso e fino al 25 di novembre non apriranno. Perché anche andare a fare un discorso di delivery, se comunque non sei precedentemente attrezzato e se comunque non sei avvezzo al discorso del delivery, non ci si può assolutamente inventare. Quindi ci sono alcune brasserie, alcune ristorazioni che hanno chiuso e riapriranno, punto interrogativo, forse il 26 di novembre.
a meno che non ci sia qualche altro DPCM che comunque gli impedisca di lavorare. Altre che comunque cercano di lavorare, ovviamente, ma è tutta una situazione in divenire ed è tutta una situazione, diciamo, di vita giornaliera, giorno per giorno. Ma non, un'impresa non si conduce con un'aspettativa giornaliera, ma si conduce programmandola.